Ciao a tutti, benvenuti sul nostro canale. Oggi parleremo di un argomento che tocca tutti noi. Come gestire lo stress. E lo faremo attraverso la saggezza di uno dei più grandi filosofi di tutti i tempi, Marco Aurelio. Marco Aurelio, imperatore romano e filosofo stoico, ci ha lasciato insegnamenti preziosi su come affrontare le difficoltà della vita. In questo video esploreremo 5 lezioni chiave dalle sue meditazioni per aiutarci a gestire lo stress e vivere una vita più serena. Restate con noi fino alla fine per scoprire come applicare queste antiche saggezze nella vostra vita quotidiana. Prima di iniziare, non dimenticate di iscrivervi al canale e di cliccare su Diventa membro per sostenere il nostro lavoro e aiutarci a creare più contenuti come questo. Lezione 1. Allenare la tua percezione. Scegli di non essere ferito e non ti sentirai ferito. Marco Aurelio ci insegna che la nostra percezione degli eventi determina il nostro stress. Spesso giudichiamo ogni situazione in base a emozioni immediate, etichettando tutto come buono o cattivo, noioso o eccitante. Questo modo di vedere le cose può essere molto stancante e aumentare il nostro stress. Immagina una giornata difficile. Se giudichi ogni interazione negativa, la giornata sembrerà peggiore. Marco Aurelio suggerisce di non lasciarsi trasportare dai giudizi immediati. Invece, cerca di osservare gli eventi in modo oggettivo e senza pregiudizi. Prendi un momento per riflettere. È davvero così terribile come sembra? Spesso scoprirai che non lo è. Un esercizio utile è quello di capovolgere l'ostacolo. Ad esempio, se un collega lento ti frustra, vedi questa situazione come un'opportunità per esercitare la pazienza e migliorare le tue capacità di insegnamento. Lezione 2. Controllare le tue emozioni. Le emozioni provengono solo da noi stessi e sono sotto il nostro controllo. Secondo Marco Aurelio, lasciare che le emozioni governino le nostre azioni può essere dannoso. La rabbia, in particolare, può offuscare il nostro giudizio. Ma controllare le emozioni non significa sopprimerle. Invece, dobbiamo imparare a ridirigerle in modo costruttivo. Se provi rabbia per un tradimento, urlare potrebbe sembrare liberatorio, ma non migliorerà la situazione. Invece, cerca modi per esprimere la tua rabbia in modo utile, come parlare con calma con la persona che ti ha ferito o scrivere un diario. Pratica il ridirezionamento delle emozioni. Quando senti l'ansia paralizzarti, usala come motivazione per prepararti meglio e affrontare le tue paure. Lezione 3. La dicotomia del controllo. Hai potere sulla tua mente, non sugli eventi esterni. La dicotomia del controllo è la distinzione tra ciò che possiamo controllare e ciò che non possiamo. Possiamo controllare le nostre azioni e reazioni, ma non gli eventi esterni o le opinioni degli altri. Il traffico è fuori dal nostro controllo, ma possiamo controllare a che ora partiamo e come reagiamo alla situazione. Accettare ciò che non possiamo cambiare e concentrarci su ciò che possiamo controllare libera la mente dallo stress inutile. Pratica l'amor fati, l'amore per il destino. Abbraccia ogni esperienza, positiva o negativa, come parte del tuo percorso. Se non ottieni un lavoro desiderato, considera ciò che puoi imparare dall'esperienza e come puoi migliorare. Lezione 4. Abbraccia le virtù. Scava profondamente dentro di te. Una sorgente di bontà è pronta a sgorgare. Marco Aurelio ci invita a vivere una vita virtuosa, abbracciando le 4 virtù cardinali dello stoicismo: saggezza, giustizia, temperanza e coraggio. Queste virtù non solo migliorano la nostra vita, ma anche quella delle persone intorno a noi. La saggezza ci permette di distinguere tra bene e male. La giustizia ci spinge a fare ciò che è giusto per noi stessi e per gli altri. Il coraggio ci permette di agire nonostante la paura. La temperanza ci aiuta a mantenere un equilibrio e a evitare gli eccessi. Ogni giorno cerca di praticare queste virtù in piccole azioni. Ad esempio, esercita la temperanza fermandoti dopo pochi morsi di uno snack invece di mangiarlo tutto. Col tempo,
queste piccole azioni rafforzeranno il tuo carattere e ridurranno il tuo stress. Lezione 5. Abbraccia una prospettiva più ampia. Ogni volta che vuoi parlare delle persone, è meglio adottare una visione d'insieme. Adottare una visione d'insieme ci aiuta a vedere la realtà da una prospettiva più ampia e a ridimensionare i nostri problemi. Spesso siamo così coinvolti nei nostri problemi quotidiani che perdiamo di vista il quadro generale. Immagina di essere bloccato nel traffico. Da vicino sembra un disastro, ma se ti allontani e vedi la situazione da una prospettiva più ampia, capisci che è solo un piccolo inconveniente nella tua giornata. Pratica la visione d'insieme. Ogni volta che affronti una difficoltà, prenditi un momento per distaccarti e guardare l'intera situazione. Chiediti: quanto sarà importante questo problema tra un anno? Spesso scoprirai che non è così grave come sembra. Marco Aurelio ci ha lasciato un'eredità di saggezza che può aiutarci a gestire lo stress e a vivere una vita più serena. Ricorda, allenare la tua percezione, controllare le tue emozioni, distinguere ciò che puoi e non puoi controllare, abbracciare le virtù e adottare una prospettiva più ampia sono tutte pratiche che puoi iniziare ad applicare oggi stesso. Se hai trovato utile questo video, iscriviti al nostro canale e diventa membro per sostenere il nostro lavoro. Grazie per aver guardato e alla prossima!